Popolo Rosso Nero, amici di YouTube, benvenuti al Benzinero Stadium, partita ostrica per i ragazzi, la Spezia Milan, vigilia della partita, partita ostrica, ostricissima, da prendere con le pinze. Ma prima iscrivetevi al canale YouTube, sosteniamo il Benzinero, è gratuito, ma aiutate a crescere il canale, a far crescere il canale. Detto questo, ragazzi, mentre settimana scorsa ero spavaldo perché giocavamo col Crotone, oggi mantengo, nonostante, cazzo, sono strafiducioso, perché davvero, se vogliamo arrivare nei primi quattro posti, ma soprattutto continuare a sperare di vincere il campionato, queste partite qua sono da vincere assolutamente. Però quest'anno, secondo me, Italiano e il suo La Spezia è stata una bellissima sorpresa di questo campionato. Squadra che io sinceramente davo per retrocessa assieme a Crotone, già doveva essere già retrocessa da un mese, e invece ha mostrato che con un bel gioco, con una grande organizzazione, si può sopperire alle carenze tecniche. Quindi complimenti a Italiano, che recupera anche Saponare. Questo secondo me è stato un grande acquisto che ci metterà in difficoltà domani. Ma detto questo, raga, siamo il Milan e queste partite non ci devono preoccupare minimamente, dobbiamo rispettarle, perché comunque ve l'ho detto, io rispetto molto questo nuovo allenatore che è venuto in Serie A dopo grandi campionati, dopo gavetta fatte in Serie C, in Serie B, ha fatto un miracolo l'anno scorso e anche quest'anno si sta ripetendo. Comunque, noi dobbiamo assolutamente vincere, non ci sono né se né ma, per preparare con serenità la partita contro l'Inter. Inter che la vedo, non mi ricordo se gioca domani o domenica contro la Lazio, perché secondo me potrebbe subire il contraccolpo psicologico dall'eliminazione alla Coppa Italia. Comunque, il Milan che si presenta bene, si presenta con l'umore a mille dopo la vittoria contro Crotone, ci presentiamo da capolista, quindi tutti gli altri devono inseguire, c'hanno questa asfissia addosso di dover inseguire a tutti i costi per vincere questo maledetto campionato, dove c'è il Milan a sorpresa per loro in testa, mentre noi giochiamo più sereni, anche se mantenere la testa della classifica ovviamente un po' di tensione la crea. Il Milan che piano piano sta recuperando ogni pezzo, perché recupera anche Simon Kjær, che partirà quasi sicuramente dalla panchina, giustamente, perché comunque ci diventa fondamentale recuperarlo per il derby al 100%, che recupera finalmente in squadra Bennacer, e anche questa è un'ottima notizia. Sono contento che metta minutaggio nelle gambe per arrivare al derby in forma smagliante. Un Milan che oggi alla vigilia ha anche abbondanza in certi ruoli, che quindi ci sono dei ballottaggi che scopriremo solo vivendo domani. Quindi arriviamo bene a questa partita. Oggi ci sarà allenamento, poi si partirà per Spezia, aspettando domani con una tensione palpabile, perché è una partita da vincere assolutamente. Probabile formazione dei ragazzi: in porta Gianluigi, Donnarumma. Sarà una battaglia, raga, il rinnovo di Donnarumma, ma mi sento sereno perché le volontà del giocatore comunque sono di rimanere. Teo Hernandez nostro sulla nostra sinistra, in difesa Tomori, capitano Romagnoli, coppia che fino ad oggi sta facendo davvero bene. Sulla destra Dalot, c'è lo squalificato
Calabria quindi giocherà Dalot, io se sta bene farei giocare Kalulu, però gioca uno dei due sicuramente, in teoria danno Dalot favorito. Sulla destra primo ballottaggio tra Castiglieco e Salamaker, bisogna vedere chi è più in forma perché ultimamente Salamella lo vedo giù di condizione, però giocatore da recuperare assolutamente per il derby, sia fisicamente che mentalmente. A centrocampo grande coppia Benacer che sì presidente, vabbè, non c'è più nulla da dire perché è di un altro pianeta. Benacer deve prendere minutaggio perché domenica la prossima partita c'è il derby e deve essere in forma perché deve tritare gli avversari. Dobbiamo limitare assolutamente Barella, quindi io voglio Benacer al massimo della forma, a 60 minuti, a 70 minuti, l'importante è che parta da titolare. Sulla sinistra ci sarà ballottaggio anche qui tra Leao e Rebic. Io vi dico la mia, io farei partire Leao, nonostante sono il più grosso amante di Rebic, perché poi, a parte che giovedì c'è la Coppa, c'è l'Europa League, quindi partirei con Rebic per poi far partire Leao in Europa League. Dietro le punte torna Çalhanoğlu, quindi grande, finalmente torniamo a giocare con la squadra titolare, il Çalha illuminerà la nostra formazione. Anche lì discorso uguale, si parla sempre dei rinnovi contrattuali, ora si aspetta un passo indietro, anche un passo in avanti l'ha fatta la società, ora un passo indietro dei giocatori e soprattutto dei loro procuratori per il rinnovo davanti Dio Zlatan Ibrahimovic. Una piccola cosa, sono rimasto scandalizzato dalla sentenza della Lazio, scandalizzato perché ormai abbiamo capito che se sei nei piani alti hai delle agevolazioni, se non ci sei chi se ne frega. Vedere che molto probabilmente verrà solo deferito Lotito per la questione dei tamponi fasulli, perché dai raga, di fasulli si tratta, tu non puoi giocare la domenica il campionato, mercoledì Champions, non ti presenti con quei giocatori, poi giochi il campionato e poi non ti ripresenti con quei giocatori, con Immobile era e adesso non mi ricordo più, non ti presenti con i giocatori, vuol dire che stai facendo il furbo. Comunque tutto sotterrato con una semplice, con un semplice deferimento. Questo secondo me sono il male del calcio, come avevo detto la partita, gli hanno tolto la sconfitta a tavolino al Napoli e io, nonostante sono anti-juventino, vi ho detto che il Napoli secondo me meritava il 3-0 a tavolino perché avevano fatto una truffa baruffa, così dico che la Lazio meritava almeno un paio di punti di squalifica, e non lo dico per interesse delle prime quattro posizioni, lo dico per sportività, perché allora Juve, Milan, Inter, Genoa soprattutto, che siamo andati a giocare con molti malati di Covid, siamo stati dei deficienti. Buono, tutto qui ragazzi, iscrivetevi al canale del Benzinero, campanella degli aggiornamenti, sempre forza grande Milan, ci vediamo domani per le formazioni ufficiali. Forza Milan!